Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nella sala conferenza della Memo, insieme al direttore, dottor Danilo Carbonari, il quale ci presenta questa iniziativa dal titolo Con le parole giuste. È già il secondo appuntamento di questo... È il secondo appuntamento, esatto. Ci può parlare, insomma, com'è nato e cosa si prefigge questa iniziativa? È un'iniziativa che è arrivata al quarto anno, per cui sostanzialmente è nata con la Memo. È un progetto che facciamo insieme all'Associazione Nazionale Magistrati, il cui loro contributo è fondamentale, e che vuole affrontare, partendo da una parola che noi abbiamo definito giusta, un tema specifico con degli interlocutori, dei testimoni privilegiati. Per cui è un progetto che si articola su più appuntamenti, ogni volta viene individuata una parola chiave, viene fatto un lavoro propedeutico con le scuole, nel caso specifico di oggi con le scuole medie, perché ieri era la giornata dei diritti dell'infanzia, e così via, di volta in volta si affronta questa tematica e si approfondisce l'argomento. I nostri testimoni sono persone che per conoscenza, per esperienza, per vissuto personale sono in grado di interpretarla con una grande profondità e con una grande emotività a volte. Non da ultimo quest'anno abbiamo iniziato l'appuntamento con Lucia Nibali, che penso tutti conoscano, e proprio con questo spirito intendiamo così concentrare l'attenzione su dei temi che a volte sono un po' sfuggenti o sono di difficile lettura, di difficile inquadramento. Ecco, mi sembra che sullo sfondo di tutta questa iniziativa ci sia comunque il concetto di legalità e la diffusione di questo concetto. Sì, sì, chiaramente sono sempre temi che si intrecciano. Ad esempio, la parola di oggi, libertà, non può mai essere disgiunta dalla parola legalità, dalla parola giustizia. La parola memoria, che sarà il prossimo appuntamento e che sarà proprio in occasione della giornata della memoria, va da sé che lo stesso non può essere disgiunta da questi termini. Sono appunto parole che si ricollegano più o meno direttamente, ma comunque si ricollegano sempre a una partecipazione democratica, a un protagonismo attivo dei cittadini. Bene, grazie e complimenti per l'iniziativa. Grazie a voi.